proprio organizzativo. Perché? Perché io, lui e Amedeo non eravamo esperti di neanche di membri di società già esistenti, che erano 4 anni soltanto, che era nata la Polisportiva Crecchio. Quindi né io né lui né altri, né tantomeno la società sportiva diciamo costituita, ci ha, devo dirlo francamente, non è che ci ha aiutato, insomma. Addirittura per fare la filiazione abbiamo dovuto fare i salti mortali, cioè firmarci da soli le nostre autorizzazioni, eccetera, eccetera. Quindi veramente siamo andati allo sbaraglio, come si dice. Però avevamo una grossa voglia di esserci. Sentivamo parlare di squadre del Pescarese e del Bastese che facevano, io insegnavo laggiù in quel periodo, nel Bastese, quindi Sigis, eccetera. Sentivo queste squadre, sono sti amatori. E poi veniva a capire, abbiamo scoperto che erano ex giocatori, pur di rimanere in vita sportiva, si sono hanno inventato questa organizzazione. E la federazione ha dato l'avallo, però quella di Chieti non esisteva. E stavamo con quelle di Pescara, praticamente. Ed è nata così la nostra idea concretizzata. Voglio ricordare una persona che pure si è dato da fare molto, non è presente, forse Francesco ci ha pensato, l'ho detto pure, ma non sta bene, penso che lo conosciate, quello di Marco Lombardi, ecco, che si abita a Villa Serciaroli, che è stato uno insieme al cognato, vabbè, poi le vicende si sono separate, le faccende personali, familiari, ma diciamo sono state anche abbiamo ricordato comunque nelle sì. E Marco oggi sta, e poi noi oggi stasera siamo partiti dall'idea proprio dall'inizio per poi aggiornare poi, quelli che hanno dato diciamo più consistenza all'azione siamo stati noi, però non serve indicare Lucio Di Benedetto, no, alla fine tutta la cosa, perché diciamo la tutti quelli di fatto l'elenco erano quasi una trentina di persone. Al punto tale che quell'anno a Crecchio sono nate 2 squadre amatori. Due. Difatti, Casino Vezzano, dove abito io, voi sapete mio nipote, no? Di Campi Saturnino, che è stato uno degli allenatori poi della squadra di Crecchio ufficiale, siccome eravamo talmente tanti, loro c'erano un bel gruppo, erano, perché avevano una bella età, più giovane, ovviamente, 10 anni meno di me. Noi ne eravamo pure un bel po', e non sapevamo che fare, dicevamo dove mettiamo tutti quanti questi, allora andate avanti voi per la vostra strada, noi già ce l'abbiamo, e così è nato l'amatori Casino Vezzano e amatori Crecchio, e ci siamo scontrati, ovviamente abbiamo fatto degli incontri abbastanza tosti, amatori Arielli, sì, bravo, amatori Arielli, il nome Casino Vezzano non compare, però il gruppo perché prima si appoggiava alla società, poi Caldari e vicende varie, cioè ogni anno dovevamo trovare la squadra maggiore che ci garantisse la iscrizione al campionato. Questo dopo è stato superato perché adesso l'autogestione che facciamo adesso, esatto, spendere 50 euro. Cosa che è arrivato dopo alcuni anni, però e siamo storia. Indipendenti da altre società. Invece noi eravamo costretti ad associarci, abbinarci, cioè, a lo dimostra il fatto che quelli di Casino Vezzano dovevano chiamarsi una volta Riel, una volta Toll, una volta Caldati, insomma, e così via. Ultima cosetta per non fare tanta lunga, al fatto sportivo effettivamente io una cosa pretendevo quando giocavo e facevo allenatore, allenamento. Ero un po' rigido nell'allenamento, forse qualcuno si ricorda, tuo socero si è lamentato più di una volta, ma io ero abbastanza duro. Chi viene a allenamento gioca, chi non viene non gioca. E oggi scusate se io mi permetto di ricordare questa. Non è oggi il regolamento. A dove stavo regolando? E poi lo argomentavo, la ragione. Non mi piace un regolamento. Perché viene pure il regolamento. Per un motivo semplicissimo, perché dall'età di 35, 40 anni, 50 anni, io ancora avevo 38 anni, io e Carlo, e lui qualche anno di meno, diciamo 10 anni di meno, più o meno,
Cioè, a 38 anni siamo partiti per mettere in moto un'attività. Sì, quando andate a cioè, non è una cioè, pensate un po' quando andate, avete fatto il conto, no, età stiamo adesso. Proprio per questo motivo dovevamo prepararci meglio, perché eravamo vecchietti. Quindi la preparazione atletica era fondamentale per non farci male. Sopra, e poi anche per competere, per darci, cioè per fare il confronto, come si poteva fare. Solo se ti preparavi potevi cercare di, ecco, di combattere, di sfidare le compagnie. Tutto qua. Questa è stata la cosa che ci ha accomunato. Grossi sacrifici, comunque l'abbiamo spuntato. Tutto qua, grazie. Allora, io devo ringraziare loro, i primi tre loro, Medeo, Fonge e la dottore e qualche altro che se non c'è, vabbè, perché loro hanno avuto l'idea e quindi dobbiamo ringraziare. Ma gli altri ci è voluto tantissimo. No, a mano andando però avanti purtroppo, per 15 anni. I problemi, gli impegni familiari hanno dovuto abbandonare, però io sono riuscito a mantenere sempre 24 anni lo spirito di stare con voi. Non è facile, molto impegno, loro lo sanno, anche per un burocratico, ora sapete a cose gianti, perché ogni tanto già si comincia a fare cose, se ne accorge, se ne accorge. Cioè non è facile portare avanti una squadra del genere. Sono passati circa 300-400 giocatori nel corso di questi 24 anni. E nessuno mai si è lamentato. No, aspetta, scusami, pensiero... questo è importante, io volessi fare una parentesi. No. No, perché delle volte quando uno dice l'avvocato mo, oggi non può venire, sembra che si finisce il mondo. Cioè quando io, alla fine capita chiunque durante un campionato, ma anche 3 voti, 4 voti, 5 voti, chi dai là, chi dai. Cioè, questo è 24 anni che sta là in mezzo. Cioè, se manca una volta che te lo problemi, cioè, riega, ora è venuto l'avvocato, giocare pure. Porco cane, ho giocato, passate l'anno, ginocchia, eccetera. E lui, tra l'altro, fare infortuni, potere sempre presente. Niega me a prestare il nome perché dici io mo venga Yuga, io faccio il presidente, per amor di Dio. Però venga Yuga, capito? Cioè alla fine, che l'altro è il dirigente Maioka, che l'altro è l'allenatore Maioka, che l'altro è comunque stiamo là perché stiamo a Yuga. Lui è 24 anni che sta presso a noi, manco io. E ancora sa fare Yuga. Però per presso a noi ti condice, ha tenuto il piede. Però ci vado un passare. Ora questo, devo dire per la linea ancora da fare. E grazie. Cioè, a Roncetto. 24 anni. E voi? Voi non vi potete immaginare, perché neanche lui sapeva quello che succedeva questa sera. Che non sapete, perché noi se mi dia lì, mi serve di documenti là qua, ma la sto, ci fa una cosa, la sto, però non sapeva realmente che cos'era. Cioè, voi dovete vedere che cazzo di collora, Gli armati, di paese me, Lucente, Crescio Filippone, 1900, cioè una cosa pazzesca. Le fotografie, le cose. Cioè, fa paura, no? Gli articoli sono tutte le mani. Ma sembra che i problemi esistenti, pensa per me. Lo so, però... Attorno, lo dico, ovviamente... Sì, eri tu, pensavo. Sì, non è chiesto di stare... Sì, non è chiesto.